Jimena de Parlamento. Dobbiamo darci del tu e vorrei che togliesse la cravatta, anche se so che in Senato. Nome: Vincenzo Gibino. Età: 50, da poco. Partito: Forza Italia da sempre. Provenienza: Catania. Professione: avvocato, imprenditore. Famiglia: moglie e figlio. Sei un veterano della Camera prima, ora al Senato. Cosa fai esattamente per noi in Senato? Sono capogruppo in Commissione Infrastrutture e Trasporti, poi sono vicepresidente della Commissione Bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. In Sicilia ci sono dei problemini, cascano gli viadotti, come mai? Assolutamente sì, perché? Perché manca la manutenzione, perché l'ANAS è assolutamente autoreferenziale, perché il governo regionale non è un governo attento. Come Lupi insegna, è pericoloso in Italia occuparsi di lavori pubblici. Beh, in realtà è una straordinaria occasione per creare prodotto interno lordo. Di fatto non siamo riusciti a compiere questo passo, la burocrazia ferma molto il privato che vuole investire in questo settore. Hai definito l'Italicum uno sfregio profondo al Parlamento, un'occasione persa di esercizio di democrazia vera. Ma sì, non l'avevate scritto insieme a Renzi? Sì, è ovvio che questo è un cortocircuito tutto all'interno di Forza Italia, ma in realtà c'è una violazione materiale della Costituzione, perché la richiesta del voto di fiducia alla Camera sostanzialmente è un'invasione a gamba tesa da parte del governo in una materia eminentemente di competenza del Parlamento. Ho letto che sei amico di Totò Cuffaro. Ti mette in imbarazzo questa amicizia? O... La parola amicizia è una parola importante. Lui in questo momento sta scontando una condanna pesante con grande dignità. Lo sono andato a trovare una sola volta e di questo probabilmente me ne rammarico. In Forza Italia da che parte stai tu? Ritengo la coerenza un valore. Berlusconi assolutamente. Il prossimo leader del centrodestra è più verosimile che sia Salvini o Fitto? Presumo che possa avere più chance Salvini che non di Fitto. Cosa fai per tenerti in forma? Mi piace molto un'attività agonistica che faccio, cioè quello di correre in macchina. Cosa significa esattamente RAI? Radio... E ci siamo. Italiana sarà la terza e parola. Ci siamo. Quello immenso... Non lo so. Se passa la riforma Renzi in Senato, come fai a tornarci? Io credo che questa una Camera deve essere assolutamente chiusa, totalmente. Quindi vuoi tornare alla Camera tu? Non so se affrontare così a cuor leggero altri 5 anni al buio, magari se mi capita una cosa carina da fare da qui alla fine della legislatura che mi porti a non ricandidarmi, è anche una ipotesi che in questo momento passa nella mia testa. Grazie infinite. Grazie a voi.